perché la RAI, la gente che fa un lavoro straordinario, non solo io, e voi iniziate a far andare avanti la vostra città, fatela mettere a posto che è indecorosa in alcuni punti, abbandonata, e se lei esce dalla centrale della stazione trova solo immondizia a tutti i vicoli, e i cittadini onesti di Napoli stanno ancora aspettando che qualcosa si pulisca. Niente. Alla fine qui siamo arrivati a novembre a Napoli e ci siamo resi conto che vivere qui è veramente dura, ed è per questo che stamattina, in questa giornata di grande sofferenza, abbiamo deciso di mandare un saluto a Giletti. E ciao a Giletti. Ciao Massimo. E perché volevamo dirgli che comunque ci hai aperto gli occhi, cioè qui si soffre, si vive malissimo, questa città è disastrata, e veramente volevamo invitarti a venire qui per condividere con noi questo dolore, e magari ti portiamo a fare un bagnetto. Vieni, Gile. E allora siamo arrivati a luglio e nella nostra indecorosa Napoli ci è venuto a trovare un amico. È proprio lui che l'aveva definita indecorosa. Ciao Massimo. Carissimo comandante Schettino, numero uno, intanto mi fido di lei nonostante il suo cognome, andare in mare, insomma. Questi sono i luoghi comuni che non vogliamo più sentire su questa città. Intanto io mi fido. Due, remo solo io, qui la pagaia. Bravo, è mia. Pagaia. Pagaio e lui difende. No, però hai detto una cosa che non mi piace. Hai detto che io ho detto città indecorosa. Io ho detto che alcune zone, dissi, sono indecorose. Come in tutte le città del mondo. Sì, ma noi quel giorno parlavamo con i politici di Napoli, allora io mi arrabbiai di quella cosa. Però guardate dove stiamo, ma chi è un folle che dice che questa è una città indecorosa? No, però è una città che in questi ultimi anni è migliorata sicuramente. Quindi già questo è un traguardo, è un risultato che abbiamo ottenuto. Ma non basta, perché sicuramente deve diventare come Barcellona, cioè questa è una città che deve investire i soldi nel recupero delle aree abbandonate, del centro storico, delle periferie, per far diventare un punto di riferimento mondiale, cioè qui potrebbero venire turisti da tutto il mondo ancora di più. Pagaia. No, Pagaia. Su questo siamo d'accordo. Guardate il Vesuvio, scusa. Siamo d'accordo su questo e su questo diciamo che siamo tutti d'accordo. Sulla stessa linea. Siamo sulla stessa linea e siamo sicuri che navigheremo tutti verso questa direzione. Quindi ti ringraziamo di questo e direi un'ultima cosa. Forza Napoli. È difficile per me dirlo perché stiamo trattando Higuaín. Poi... Vabbè, la redenzione deve essere totale, quindi... Schettino, forza Napoli! Ha detto forza Napoli! Forza che dite, lo perdoniamo? Non hai idea di forza Juve. Non sento. Non sente, forza Napoli, ciao! Forza Napoli, ciao!